Ciao a tutti, abbiamo di nuovo l'onore di tenere qua con noi in Piccole Magazine a una star della televisione italiana. Sinceramente non c'è bisogno di presentazione. Ti presentiamo di nuovo a Krassin, qua con noi e con voi in Piccole Magazine. Krassin, ti diamo il benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a voi a casa, stai con me qui a Viterbo, perché noi giriamo la trasmissione a Viterbo negli studi di Telelazio Nord e quindi questa è la casa che oramai mi ospita da un anno e più. Benissimo, infatti stai iniziando questa nuova edizione. Krassin, cosa ci racconti di bello per questa nuova edizione del programma Stai con me? È una nuova edizione ricca di sorprese. Abbiamo inserito il corpo di ballo, quindi vedrete molti stacchetti, molte canzoni ballate dai nostri ballerini del Centro Nuova Danza di Viterbo. Ci sono tante rubriche, la rubrica del disegno che è curata da Valerio Schiavulli. Abbiamo l'angolo radio, perché quest'anno siamo in stretta collaborazione con Radio Italia anni 60 a Roma. E ne approfitto per ricordarvi che ogni sabato pomeriggio sarò in diretta su Radio Italia anni 60 Roma dalle 17 alle 18. Insomma, ci sono tante belle cose. Stupendo, Craxin. Infatti sappiamo che sei stato nominato e anche hai vinto un bel premio come il personaggio televisivo dell'anno 2021. Cosa ci racconti di questa bella esperienza? Un altro traguardo di Craxin. Guarda, quando mi è arrivata la chiamata, dicevo, devi venire a ritirare questo premio a Odeon TV come personaggio televisivo dell'anno. Dico, ma chi io? Cioè, personaggio televisivo dell'anno, io mi aspetto. Invece, il pubblico ha deciso così, e il pubblico è sovrano in tutto e per tutto. Sono contento perché comunque è una bella dimostrazione di affetto da parte del pubblico, ma anche di critica, perché la stampa comunque, diciamo, mi ha coccolato quest'anno. Sono esigenti perché ovviamente dobbiamo dare il nostro meglio nel lavoro, dobbiamo essere certosini e offrire sempre il massimo della qualità col massimo dello sforzo e dell'impegno. E quindi sono ben contento. Benissimo, sinceramente è un tuo marchio già definito dentro la televisione, dentro lo spettacolo, perché abbiamo visto tantissimo movimento in questi ultimi tempi dal programma Stai con me e sappiamo che sei anche adesso hai fatto nuove collaborazioni, quindi ci riporterai tantissimi spettacoli, tantissime nuove interviste che anche sono molto interessanti. Cosa ci racconti? Dai qualche anticipo. Allora, come avete visto l'anno scorso abbiamo avuto tanti ospiti, da Orietta Berti, Lele Mora, personaggi illustri, Vanna Spagna, e anche quest'anno cercheremo di non deludere il nostro pubblico. È ovvio, i personaggi di questo calibro richiedono un po' più di tempo, soprattutto nell'organizzare i collegamenti, perché la maggior parte sono in collegamento Skype. Ovviamente però c'è da dire che noi abbiamo ospite fisso, perché è opinionista, il mitico giornalista Michele Cucuzza, il quale cura una sua rubrica, Ve lo dice Michele, che ha avuto successo sin da subito, perché è un marchio, è una garanzia Cucuzza, e di conseguenza una notizia data da lui vale molto di più di 100.000 altre notizie buttate così. E di conseguenza ecco che noi abbiamo queste forti collaborazioni e quindi non è che sono contento, sono strafelice di averle e di poter aprire le porte soprattutto anche ai giovani talenti che vorranno partecipare. Ovviamente che devono avere un talento, ecco, in sostanza, non è che chiunque, ecco, un minimo di talento lo devono avere. Possono scrivere alla nostra redazione, oppure a stai con me radio @libero.it e partecipare al programma. Stupenda informazione, siamo sicuri che sicuramente che già ci sono tantissime email, tantissime comunicazioni per poter partecipare al programma. Sono arrivate tantissime. Calcola che noi abbiamo finito a giugno e sono arrivate veramente tantissime e mo speriamo di accontentarli un pochino tutti quanti perché la richiesta è forte, però è anche vero che va fatta sempre una cernita, ripeto, sono molto selettivo ma in senso buono, eh. È normale che non perdo né tempo io e né faccio perdere tempo magari laddove non trovo dall'altra parte, ecco, questa utilità nel pubblicizzare o nel promozionare un giovane talento. Invece, nel momento in cui vedo il vero talento
che ne vale la pena, allora io sì, in quel caso tendo subito la mano e il braccio, pure perché io, a differenza di tanti altri programmi, e ci tengo a dirlo, non prendo soldi, non sono spazi autogestiti. Di conseguenza io posso permettermi, a differenza di coloro che fanno gli spazi autogestiti, di selezionare. Almeno selezionare, lasciatemelo fare, ecco. Benissimo, davvero che è una cosa molto bella da parte vostra, una, anche perché avete un'organizzazione stupenda, una pubblicità meravigliosa, quindi quando già si sente il nome di Krassin, già ovviamente tutti hanno il tuo tocco personale già in mente, Krassin. Sinceramente per noi, già da tanto che ti volevamo intervistare, tanto che seguiamo ogni pubblicazione, tutti sui social, quindi già per noi è anche un bel onore che tu ci possa darci questa occasione, questa opportunità di poter condividere qualche minuto con te, perché sappiamo che sei sempre super impegnato. Ma da parte nostra, con Piccole Magazine, ti ringraziamo tantissimo per questa meravigliosa occasione che ci stai regalando con questa stupenda intervista. Infatti non vogliamo perdere l'occasione, Krassin, per chiederti. Hai parlato dei nuovi talenti, del programma, del modo di mettersi in contatto con te, quindi vuol dire che qualsiasi persona ti può contattare anche a livello nazionale o anche a livello internazionale? Assolutamente, assolutamente. Possono mettersi in contatto con me anche attraverso Facebook, scrivendomi proprio su Instagram o su Facebook, insomma, possono scrivermi, io li indirizzo ovviamente alla redazione, la quale poi fa questa cernita ben precisa. È ovvio, ripeto, sono veramente aperto a tutte le tipologie di collaborazioni, però mi raccomando, ragazzi, che abbiate un vero talento, perché la televisione, sì, bisogna essere simpatici, ma bisogna avere anche un po' di talento, chi nella musica, chi nell'arte, chi nello scrivere. Ecco, questo che sia un messaggio che arrivi ben diretto ai ragazzi che si apprezzano al mondo dello spettacolo, perché non è che fare un sorriso di fronte alla telecamera risolve tutto, bisogna essere preparati. Quindi quel minimo lo voglio vedere. E fino adesso tutti coloro che hanno partecipato, lo dico a gran voce, sono dei giovani talenti, ma dei grandi artisti. Stupendo, non abbiamo il dubbio di questo, anche perché effettivamente essere rappresentato da te, dalla tua organizzazione e da tutto il tuo staff, che sinceramente fate un lavoro stupendo. Sappiamo che dietro alle quinte ci sono tantissime altre persone che collaborano insieme a te in questa preparazione di ogni puntata. Cosa ci puoi dare come anticipo a noi in Piccole Magazine della prossima puntata, Krassin? Allora, nella prossima puntata avremo un giovane talento rap, in questo caso quindi ci trasferiremo nel mondo della musica rap, e poi abbiamo il cantante Gianni Saia siciliano, il quale ha una sorpresa, che mi ha detto che ce la svelerà qui in studio, proprio per me, una canzone scritta interamente per me, ma io non ne so nulla, lo scopriremo insieme, ecco. Quindi nella prossima puntata scopriremo, ogni mercoledì sera in diretta su Facebook e su Telelazio Nord, e poi in differita le carichiamo anche su YouTube nel mio canale, potrete vedere quello che succederà nelle prossime puntate. Quindi grandi sorprese, ma poi ci sarete anche voi di Piccole Magazine. Sì, noi abbiamo tantissime cose da raccontare, sinceramente sarà per noi un piacere, un onore di essere di nuovo con te, e quindi anche con il tuo pubblico, il tuo meraviglioso pubblico, che adesso cogliamo l'occasione per regalarti le nostre camere, così tu puoi elevare un messaggio a tutto il tuo bellissimo pubblico che fa realtà ogni puntata e aspetta sempre con tante voglie di vederti di nuovo in ogni settimana e ogni giorno. Che dirvi, io sono veramente felice che di tutto questo affetto che mi state dimostrando giorno dopo giorno. Spero di ricambiarvelo portandovi sempre dei prodotti, non so se di qualità, ma col massimo amore e impegno che ci possa mettere in questo lavoro, perché poi si fa con passione. E soprattutto stiamo cercando anche nelle scenografie
di dare sempre i messaggi di un mondo a colori, e questa è la cosa principale. Voglio che arrivi questo messaggio nelle nostre interviste, anche con voi abbiamo già parlato della problematica dell'omofobia, insomma anche le trasmissioni possono veicolare messaggi e devono veicolare dei messaggi molto utili a tutti i giovani che sono all'ascolto. Quindi viva il mondo a colori, state con me, ma state con noi tutti quanti. Esattamente, quindi stai con me, stai con noi, siamo tutti insieme. Grazie, ti ringraziamo tantissimo, un abbraccio da parte nostra, speriamo ovviamente di rivederci a presto, e ragazzi, seguite sempre Crassin ogni puntata con tutte le belle cose e i belli spettacoli che ha per noi, per voi, per tutti. Grazie a voi. E vi aspetto sempre qui a Stai con me e sui miei social. Grazie a tutti i lettori di Piccole Magazine. A te, grazie. Ciao.